Salve a tutti e bentornati nel mio canale. In uno dei miei ultimi comunicati stampa ho un attimino puntualizzato quanto la dieta possa influire e interferire con la fertilità maschile. Titolo del mio comunicato stampa era: Fertilità maschile, una dieta ricca di soia può metterla a rischio. Per quale motivo? Motivo molto semplice: la soia, che sicuramente porta benefici da un punto di vista alimentare per il nostro metabolismo, è ricca di fitoestrogeni. Una molecola che già il nome ci fa capire è molto vicina all'estrogeno. L'estrogeno è l'ormone femminile. Ormone femminile che è contenuto anche nel corpo dell'uomo, ha delle funzioni quando è a livelli ottimali, specialmente per il trofismo muscolare, osseo, per una normale funzionalità delle articolazioni. Agisce però sull'ipofisi. Tutti gli ormoni controllano l'attività dell'ipofisi perché quando è in eccesso l'ipofisi deregistra e smette di stimolare la ghiandola alla sua produzione. In questo caso, un aumento di estrogeni che potrebbe fare? Potrebbe dire all'ipofisi: guarda che in circolo ci sono molti ormoni, estrogeni e quindi anche testosterone. L'ipofisi rallenta la stimolazione del testicolo e quindi rallenta le due attività testicolari, produzione di spermatozoi e produzione di testosterone. Ecco quindi che una dieta ricca di soia non è indicata nell'uomo per questo motivo, perché potrebbe portare a un rallentamento della funzione testicolare. E fermo restando che gli estrogeni in eccesso, oltre che a inibire l'ipofisi, hanno anche un'azione diretta e inibitoria su alcune ghiandole maschili. Quindi non voglio demonizzare l'uso della soia, e devo però indicare quanto il suo abuso, specialmente nell'uomo con uno spermiogramma non perfetto, che sta cercando insieme alla propria compagna una gravidanza, deve essere limitata, altrimenti potremmo avere un rallentamento e una diminuzione della spermatogenesi, ossia quel processo che porta alla formazione e poi, con il nome di spermiogenesi, maturazione dello spermatozoo. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.